quello di cui hanno bisogno gli Stati Uniti è un regolatore nazionale potente, uno che stabilisca dei principi chiari, uno che ti controlli e ti punisca se fai un errore. Nessuno finora è stato punito. Mozilla si è preso 470 milioni di dollari e sembra che nessuno glieli vada a chiedere indietro. Anche al suo compagno di golf, Stanley O'Neill, non è andata male. Si è congedato dalla Merrill Lynch con una liquidazione di 159 milioni. Mentre un americano su cinque deve rimandare la pensione perché gli indici di borsa sono crollati. Oggi stavo guardando il resoconto dei miei contributi online per vedere quanto ho perso. Ma sono più preoccupato per mia madre che è già in pensione e non sono sicuro, ma deve averci rimesso un bel po'. I più poveri se la passano peggio. C'è stato un aumento quest'anno del 50%, anche se sono di dell'affitto, anche se sono degli alloggi popolari, e c'è un aumento dell'affitto illegale da parte dei proprietari. Mangiamo una parte che si paga un dollaro. E si mangia bene? No, non troppo bene, ma si mangia. Per noi poveri è molto difficile. Ogni giorno tu vai al supermercato, 5-10 centesimi, ti aumentano tutti gli alimentari. Ci stanno impiccando. È il sistema stesso che ci sta spingendo fuori, un passo alla volta, un passo alla volta, un passo alla volta. Sta pagando le rate del mutuo? No, mia cara, come potrei? Con questo tipo di situazione economica, come potrei? Se la sarebbe mai aspettata una crisi così? Non necessariamente. Questo governo, sì, ci si può aspettare qualunque cosa. Il governo Bush ha probabilmente firmato l'inizio della fine della supremazia finanziaria degli Stati Uniti. Ora che la bolla è defunta, tutti gli indebitati sono chiamati a restituire e a sgonfiare i loro bilanci e di fronte a questo si stanno verificando ondate di vendite, quindi crisi delle borse e perdita di valore degli immobili. In Gran Bretagna i prezzi delle case sono scesi del 12%, in Spagna le compravendite sono calate del 34%, in Italia sono calate del 14%. 500.000 famiglie si tirano il collo per pagare la rata del mutuo, ma a sentire il ministro Tremonti la situazione non è grave come in America. Da noi le cose sembrano messe meglio, in ogni caso potete essere sicuri che il governo farà quanto basta e quanto è giusto e che è in grado di farlo. Ma ripeto, le cose da noi per fortuna sono diverse. La bolla immobiliare sarà lenta a sgonfiarsi. Quella giapponese ci ha impiegato 17 anni. Ma questo vuol dire che quindi chi vuole vendere casa per un bel pezzo adesso troverà poco guadagno? Sì, sì, per i prossimi 10 anni secondo me i prezzi scenderanno. I prezzi delle case, sì, in Italia? Scenderanno poco? Ma in Germania, come ho detto, sono scesi per 15 anni. È finita la fase degli affari facili sulla casa. Le banche, gli agenti immobiliari, i costruttori, gli artigiani, i proprietari, tutti quelli che potevano speculare, hanno speculato sul prezzo delle case italiane, che nell'arco degli ultimi 10 anni è raddoppiato. E adesso? La tendenza in atto qual è? I prezzi delle case stanno tenendo? I prezzi sono fermi in questo momento. Sono fermi? Non salgono. Che significa? Che se io ho comprato un appartamento e l'ho pagato 300.000 euro e l'anno dopo lo voglio rivendere, se siamo nella fase come quella attuale, nella quale i prezzi non salgono, in termini monetari prenderò sempre quei 300.000 euro. Ma siccome l'inflazione dei beni di largo consumo è il 5,4%, quei 300.000 euro che io prendo tra un anno più o meno valgono 285.000. E più continua questa tendenza, più ci si rimette. Questa tendenza potrebbe continuare per il 2009 e dipenderà molto dalle politiche monetarie che si faranno in Europa, negli Stati Uniti, dall'andamento dell'economia mondiale. Quello che succederà nel 2010? Il Fondo Monetario Internazionale, invece, oggi prevede che in Italia i prezzi delle case caleranno del 15% nei prossimi 2 anni. Il lato positivo, si fa per dire, è che non ci dobbiamo più preoccupare dell'inflazione.
Tutti i prezzi delle materie prime sono già calati del 30% rispetto al picco. Alcuni sono calati del 20%. Mi aspetto un ulteriore calo del 10 o 20% per il petrolio, l'energia, gli alimentari e il resto. E questo calo delle materie prime ridurrà nel tempo il livello di inflazione. Quindi è una buona notizia per noi in Italia. Beh, fino a poco tempo fa si preoccupavano dell'inflazione. Presto si dovranno preoccupare piuttosto del posto di lavoro, dell'economia e della recessione. Il motivo per cui i prezzi delle materie prime stanno calando è esattamente perché l'Europa, gli Stati Uniti e le economie sviluppate stanno entrando in una recessione. Altrimenti i prezzi delle materie prime non scenderebbero. La recessione nessuno la vuole. E per riprendersi dalla bolla che cosa si fa? Si fabbrica un'altra bolla, la bolla verde. Laggiù in California, i capitali di Ventura si stanno buttando sulle energie rinnovabili, come ci conferma Giacomo Marini, l'italiano fondatore della Logitech e investitore nella Silicon Valley. E questo dimostra un pochino anche la capacità di Silicon Valley in qualche modo di rinnovarsi rapidamente, di affrontare nuove sfide tecnologiche di mercato. O anche di affrontare una bolla dopo l'altra. Anche quella, possibilmente di aiutarne a creare una dopo l'altra. Però, per dire, c'è Giatrofa, che non so come si dice in italiano, se c'è un nome italiano. No, un alberello velenoso, diciamo. E poi le alghe, che sono forse il segmento più promettente, diciamo, le alghe. Per fare biocarburanti. Sì. Siamo all'inizio della fase, diciamo, ci vorranno ancora diversi anni. Cui se è una bolla, può essere una bolla che ci lascia qualcosa di buono. Beh, decisamente. Benvenga il biocarburante fatto con l'alberello velenoso, ma se tutto il sistema finanziario non verrà ripensato, si quoterà qualunque idea di generale con il rischio di rifilare poi all'investitore non si sa bene che cosa. E poi ci sono le responsabilità dei governi, che non hanno mai fatto niente per calmierare gli eccessi e adesso chiedono ai cittadini 4 trilioni di dollari. Non sappiamo quanto dovremo sborsare noi italiani, perché il presidente Berlusconi non lo ha dichiarato. Sappiamo che dovremo tirare fuori tanti soldi per salvare le banche, perché altrimenti non erogano più il credito alle imprese e le imprese cominceranno a licenziare, ma tanti soldi andranno anche alle imprese in difficoltà. E rispunta il settore dell'automobile. Si fa fatica a capire, ma c'è da portare a casa la pelle. Siccome sono tanti soldi, sono soldi nostri e noi, la maggior parte di noi, non ha nessuna colpa, pretendiamo dal governo che ogni anno ci faccia il rendiconto. Siamo azionisti e pretendiamo di sapere a chi li date, come vengono investiti e, se non c'è un ritorno, che ci vengano restituiti. E ci fidiamo se contestualmente vengono anche fatte delle leggi che puniscono coloro che commettono errori e quelli che truffano. Altrimenti pensiamo che sia la solita mossa per spartire denaro, poltrone e potere.